Come previsto, l'IMU torna sotto altra forma. Nelle prime bozze che circolano della legge di stabilità che il governo si appresta ad approvare, si moltiplicano le tasse sulla casa, inclusa la prima. Come vi avevamo anticipato sul fatto già da alcune settimane, il regalo a Berlusconi non è stato a costo zero e nella legge di stabilità vedremo quante nuove tasse dovremo pagare e quali nuovi tagli dovremo subire, soprattutto sulla sanità, dove ci saranno gli interventi più pesanti, mentre invece c'è, ma questo ce lo potevamo aspettare, un simpatico regalino alle banche per migliorare i loro bilanci in un anno difficile. Tutto questo ve lo raccontiamo meglio in edicola. Roma rivive il fantasma dell'ottobre 2011, quando un gruppo di violenti mise a ferro e fuoco Piazza San Giovanni. Ebbene, questo fine settimana la concentrazione di una serie di eventi crea allarme anche all'interno delle forze dell'ordine. Venerdì un corteo dei Cobas, un accampamento in Piazza San Giovanni, la partita Roma-Napoli ad alto rischio sicurezza e sabato una grande manifestazione dei movimenti per la lotta per la casa, alla quale prenderanno parte anche i NOTAV. Tutto questo, come potete immaginare, genera grandissimo allarme appunto tra le forze dell'ordine. Sul Fatto Quotidiano, in edicola, vi raccontiamo che cosa accadrà nel prossimo fine settimana. Brunetta è andato a Che Tempo Che Fa, in casa di Fabio Fazio, per sventolare davanti a milioni di italiani il suo contratto, 5,4 milioni di euro per i prossimi 3 anni. Brunetta da tempo, e ne ha fatto anche una legge, invoca la trasparenza, ma la RAI si è sempre rifiutata, dice che la concorrenza sarebbe favorita. Sul Fatto Quotidiano vi spieghiamo perché la RAI dovrebbe e potrebbe rendere pubbliche le sue spese e non soltanto gli ingaggi dei suoi conduttori, delle sue star. Basta citarne una, la legge 241 del 90 che disciplina l'accesso agli atti pubblici o anche 2 pareri della Cassazione in merito. La trasparenza fine a se stessa e RAI non serve a nulla, perché sapere quanto guadagna Fazio, quanto guadagna Benigni non aggiunge, non toglie qualcosa agli sprechi continui di Viale Mazzini. Quello che sarebbe interessante sapere, se può, è quanto costa un programma, con quali soldi viene pagato, se con la pubblicità, se con i soldi del canone, che sono la maggior parte delle entrate di Viale Mazzini, e soprattutto se quel programma riesce a ripagarsi con gli incassi delle promozioni. Quindi in edicola, sul Fatto Quotidiano, vi spieghiamo quale sarebbe la trasparenza migliore per la RAI, non la trasparenza parziale, ma la trasparenza totale.